piani, cioè uscito da Buon Piani, che è propriamente, possiamo dire, un saggio sul ruolo dell'eroe e della maga, questo ruolo archetipo che ritroviamo nella letteratura in più punti, in più versioni, che è analizzato in questo libro in maniera molto, secondo me, molto narrativa, nel senso che seppure i testi vengono utilizzati, vengono citati in maniera critica e analitica, c'è una dimensione narrativa che riporta tutto il discorso a una realtà di vita, e quindi attraverso un doppio piano, quindi una narrazione che riporta l'eroe e la maga come personaggi esistenti, contemporanei, appunto c'è questa narrazione che per tutto il libro racconta di questo eroe, diciamo non mai identificato, senza nome, che aspetta nella terrazza della maga e pensa a questa sua esperienza, e una maga contemporanea, anche se senza nome, che ripercorre tutto il libro raccontando l'esperienza dell'eroe con la maga attraverso citazioni di altre opere, che sono 6 opere, se non sbaglio, sono l'Iliade, l'Eneide, l'Odissea, gli Argonauti, l'Orlando Furioso e la Gerusalemme Liberata. Anche se mi è dispiaciuto, perché secondo me, io mi intervengo, qual è il punto centrale del libro, quello che diciamo prima, cioè tutti questi eroi, Teseo, Ulisse, Enea, Giasone, fino appunto a Ruggero e Rinaldo, cioè tutto nella loro percorso verso comunque il compimento del loro destino si fermano, cioè subiscono, cioè, un naufragio, hanno una disavventura e finiscono tutti in queste regge incantate di queste maghe, di quali li trattengono a lungo, no? Perché ho notato tutto è partito da tante cose. Una delle cose è questa: i famosi 10 anni di Ulisse immerso per il Mediterraneo, no? 10 anni, ti dico la scuola, 10 anni era a Troia, poi 10 anni prima di tornare a Itaca. Non è vero, Ulisse è stato 8 anni da Calipso e 1 da Circe, proprio spaparazzato così, immobile, a non fare niente, aspetta, con vaghe malinconie, ma senza provare a farsi tipo castaway, la zattera per scappare. Quindi voglio dire che persino in un eroe come Ulisse, che è l'eroe proprio della nostalgia, del ritorno, dell'avventura, dell'intelligenza, c'è una componente invece di, come dire, vocazione alla stasi, no? Perché questo è poi il concetto di fondo, quello per cui io sono il primo libro che scrissi, cioè il diario di un millennio che fugge, ovviamente ero, c'erano 2 personaggi, uno che si dava un sacco da fare da mascalzone però vitalista, e l'altro il narratore che era in una specie di inerzia sapiente, no? Quello che racconta, che capisce e sa. E tante volte ho visto nei miei libri tornano questi due aspetti che sono poi così evidenti nella letteratura classica. Nella letteratura classica nessuno non si era mai ancora accorto, la cosa c'è tutto, ho detto, ma come, è qui davanti agli occhi di tutti, che ogni eroe che ha appunto una morte da compiere, un destino, una città da fondare, una civiltà, a cioè tutto sente il bisogno irresistibile di fermarsi, no? E questo bisogno irresistibile è talmente vischioso, è talmente prensile, proprio la ragnatela, che uscire poi da questi giardini, uscire dall'isola di Calipso, uscire da Circe, uscire da Didone, è sempre uno strappo terribile, cioè addirittura spesso c'è bisogno di uno tipo Mercurio o qualcuno che venga e gli dica, oh, beh, che è ora di andare, è ora di ripartire. Allora questa cosa che è durata, appunto, dicevo prima, da Teseo, che siamo 500, 600 avanti Cristo, fino al giardino di Armida di Tasso, 2000 anni che questa storia si ripete, vuol dire che corrisponde a un archetipo profondo dell'animo umano. E io non sono, appunto, poi ho fatto lo studio, ho letto tutto, ho visto tutto, però ho capito che io, raccontando questo libro, ho scritto questo libro perché lo sentivo dentro di me, cioè sentivo che io stesso ero perennemente tentato tra l'oblio di un divano e la frenesia di una vespa, capito? Cioè questo tra e io stesso vado, poi per concludere biograficamente la faccenda, sono vissuto per 18 anni con Silvia Brera, mia prima moglie, la poetessa, che era una maga, e io
che aveva appunto, però era anche più avventurosa di me per certi aspetti, però voglio dire, insomma, ecco, c'è tutto, ho capito, ecco, non l'ho proseguito perché secondo me ci stava bene anche Pinocchio, perché pure Pinocchio c'ha la sua fata, no? C'ha la sua maga, che lo vuole sempre trattenere, che lo vuole, gli vuole fare i panini imborrati, sopra e sotto, no? Come dice, vi ricordate? E lui invece non ci sta, però ogni tanto si ammala, se ti piace farsi accudire, però poi il richiamo, diciamo, della violenza del mondo, dell'avventura, dell'errore, diciamo, è più forte di ogni altra cosa, insomma. Quindi c'è un peccato, non ho avuto il coraggio di metterci anche Pinocchio perché avrebbe sbilanciato un po' le cose, però insomma, scusami se sono andato così, però voglio dire, è un libro per cui ho letto certe recensioni che dice, ecco, questo libro andrebbe fatto leggere ai ragazzi del liceo perché ritraversa quel mondo classico. Non lo so se è così, però sicuramente è vero che la letteratura ci fornisce delle chiavi di interpretazione della nostra vita, cioè non è che deve leggere l'Odissea per cultura generale, o anche sì, ma chi se ne frega, insomma, cioè, quei libri c'è qualche cosa che noi, secondo noi, sappiamo vedere, leggere, di profondamente vitalizzante, è qualche cosa che sono veramente delle luci accese nella penombra delle nostre esistenze. Allora, questo tema dell'eroe maga in realtà mette in gioco due categorie dello spirito, due archetipi che sono due mezze mele della nostra esistenza, cioè questa profondissima voglia di farsi un litro di vino e buttarsi così a letto e svegliarsi tra una settimana, e d'altra parte invece, come dire, il lampeggiare ansioso della vita. Io le sento fortissime tutte e due, io forse più la seconda sento, però ogni tanto tracollo, avrei bisogno di essere accudito, di essere unto, di avere qualcuno che mi faccia le treccioline, come questi eroi, no? Che improvvisamente diventano tutti da violenti guerrieri a un po' mezze seghe, no? Ma sono felici di stare in questa inerzia, si fanno ungere, si fanno pettinare, si fanno. In fondo è quella idea della. Quindi quel principio del piacere che uno, insomma, è come dire lo sguardo della madre che uno cerca sempre, no? L'idea di tornare a quell'immobilità infantile prima che cominciassero a girare le lancette dell'orologio, insomma, no? Quando tutto il tempo era lì fermo e noi eravamo nell'amore assoluto della madre, insomma, più che queste maghe sono amanti, hanno il loro, diciamo, il loro versante, diciamo, zoccola, però sono anche molto protettive. Imboccano, proteggono, carezzano, curano, no? Ecco, quindi voglio dire, e quindi insomma mi sono reso conto che quando uno dice, ma io queste cose le sento perché sono sbagliato, oppure, e poi c'è tutto legge e dice, ma questo pure lo diceva, perché nessuno ha mai raccontato questa faccenda degli eroi e delle maghe? Perché è veramente un tema universale, che secondo me, come sempre accade nel mondo classico, corrisponde appunto al mito, quindi al mito junghianamente fondante della psiche umana, cioè quello che uno è, no? Cioè, come dire, l'immaginario collettivo. Perché questo tema c'è, poi mi hanno detto, io non lo so, ma c'è anche nella mitologia nordica, nei Nibelunghi, io non ho letto le altre cose, mi sono tenuto, diciamo, sulle letture scolastiche, insomma, però pare che sia veramente presente dagli eschimesi agli aborigeni, insomma, ecco. Quindi voglio dire, è il tema della nostra vita, l'idea di come. Ecco. No, dico, se c'era qualche altra curiosità che. Sì, intanto io ho letto in un'intervista che questo libro parte da uno studio, cioè uno studio che parte in dottorato, sì, questi anni, volevo capire come è andato. No, studio, che persone, se qualcuno ha aiutato in maniera scientifica. No, scientifico niente, nel senso che ho avuto, ecco, per 3 anni. C'è un professore dell'Università di Tor Vergata che ha chiamato Picca, prima poi mi sembra Binati, poi Damiani, insomma vari scrittori insegnanti di Roma, e un po' abbiamo avuto tutto un dottorato di 3 anni lì dall'università, che alla fine del quale bisogna produrre un testo. Il mio testo è stato questo, insomma, quindi ho approfittato di questi 3 anni per studiare, per leggere, poi ho scritto anche altre cose, però devo dirvi la verità che l'ambiente universitario non è particolarmente stimolante, ecco. Cioè, mi vedo che sono un po'.
cioè voglio dire, sono un po' persi dentro una erudizione polverosa, no? Di testi che poi alla fine finiscono su riviste specializzate che nessuno legge. E a volte forse, ecco, chi viene da fuori, io non è che sia appunto un grecista, un latinista, sono uno semplicemente che legge e cerca di capire cosa c'è di interessante, e insomma difficilmente hanno quello sguardo dritto per dritto sulle cose, no? di semplificazione. Invece a volte gli artisti, diciamo, gli scrittori hanno, no? Perché tu poi devi capire qual è la favola che tiene tutto insieme, invece loro tendono alla digressione, alle note, all'erudizione un po' sterile, ecco. Quindi dall'università mi è arrivato poco, ho fatto poi tutto da solo, insomma, ma così, insomma, come leggendoli i testi e sentendoli così nella loro vibrazione attuale, ecco, no? Non li ho sentiti, questo mi è piaciuto, rileggere i classici non come qualche cosa appunto di perduto nel tempo, ma che effettivamente hanno una loro potenza eterna. Attuale, se l'unico problema a volte è quello del linguaggio, io insegno anche a scuola, perché no, che insegno a scuola, poi io insegno un professionale in borgata, però mi rendo conto che il problema della letteratura italiana, che fino al 1900 praticamente parla, è scritta in una lingua che nessuno capisce più, insomma, no? Questi ragazzi, la terza riga del Orlando Furioso, te lo tirano appresso, insomma, no? Cioè, ci vuole, è diventato quasi una cosa per. Sì, insomma, per persone corte, non lo so, insomma, bisogna avere pazienza, ecco. Insomma, comunque quell'italiano lì è un po' morto e sepolto, ecco. Quindi anche oggi vedo quella polemica adesso con Aspesi che aveva letto Foscolo, non so se avete visto. Sì, però anch'io, per esempio, che Foscolo fino a 20 anni fa lo leggevo in classe, i Sepolchi, i Sonetti, mi rendo conto che ora davanti vedi la gente che ti guarda come se tu leggessi in cinese, insomma, cioè, in greco antico, cioè proprio è un mondo che è cambiato molto rapidamente, per cui c'è qualche ragazza appassionato di quelli che hanno fatto il conosco qualche figlio d'amico che ha fatto il classico che studia, ma veramente sono mosche bianche, insomma, ma il mondo va da un'altra parte nel tempo, ecco, no? Quel tipo di cultura classica che va appunto da Euripide fino a Bob Dylan, no? Voglio dire, è finito come consumo diciamo collettivo. Poi ci sarà qualcuno che da solo continuerà a leggere le tragedie di Sofocle o Machiavelli, però il mondo veramente ha avuto una sterzata rapidissima, per questo è anche un libro un po' anacronistico, insomma, però ho cercato, io mi sento invece profondamente moderno, insomma, cioè veramente vivo questo tempo, insegno una borgata, ho dei bambini, dei ragazzini, insomma faccio. Non ho sentito mai di fare un lavoro da bibliotecario, insomma, ho sentito che invece questi testi sono una rivelazione, se vogliamo capire, delle cose profonde su ciò che siamo, perché proprio affondano, ripeto, su quell'aspetto mitico, costitutivo dell'immaginazione della nostra anima, insomma, no? No, devo dire che io pure attraverso, anche grazie alla scrittura che è molto letteraria, molto concreta, divina, mi sono ritrovato molto, è stato bello rileggere questi testi sotto questa luce. E tra l'altro la cosa che mi ha sorpreso molto è stato un punto di vista fortemente riqualificante per la donna, già dalla copertina, cioè il ruolo della maga che secondo me è sempre stato un po' travisato, nel senso che si vede la maga come la strega cattiva che vuole brigliare l'eroe. No, certo, invece c'è qua c'è una riqualificazione della figura. Sì, io diciamo tutte, anche qui è un altro mondo che ho l'impressione che sia un po' finito, nel senso che quando io ho cominciato a fare scrivere a 20 anni, cioè, insomma, abbiamo fatto con degli amici delle piccole riviste letterarie, delle gallerie d'arte, c'era cioè un ambiente che era ancora, diciamo, l'ultima scia del Novecento, insomma, dei caffè letterari, ci vedevamo a San Salvatore in Lauro, io amico di tutti i pittori qui di San Lorenzo, Tirelli, Pizzicannella, Nunzio, Dessì, c'era un mondo, insomma, al quale partecipavamo tutti insieme, e tutte le mie copertine dei libri, la prossima sarà di Pizzicannella, quella prima era di Tirelli, questa è di Paola Gandolfi, che è la moglie di Stasio, insomma, cioè, che è tutto un mondo che come quando uno legge le cronache, no, di quei libri, ne sono usciti tanti, sugli anni 60 a Roma, no, e Piazza del Popolo,
gli artisti, ecco, c'è stato fino a un certo punto, c'è stato fino, diciamo, appunto alla fine del Novecento. Ecco, adesso la letteratura, per cui ecco, cerco anche facendo fare le copertine, tu dicevi appunto di una donna, di testimoniare il fatto che c'è stata una generazione di artisti in questa città che ha avuto una collaborazione, ma insomma, con una vicinanza di sentimenti, direi una generazione un po' metafisica, ecco, tutti tesi verso un assoluto. Oggi siamo una generazione che sembra più realistica, insomma, con più tendono a raccontare il disagio del mondo, e però oggi siamo anche tutti immersi dentro una dimensione in cui la letteratura o l'arte equivale a, insomma, a una strada tra le tante per arrivare al successo, insomma, no? Quindi non c'è più quell'idea dell'arte come un bene collettivo, insomma, no? di una sensibilità collettiva che appunto quelli degli anni 30, passa agli anni 40, agli anni 50. Questa storia di questa città è stata una lunga vicenda artistica che io cerco sempre di raccontare anche nei piccoli testi, insomma, oggi tutto è cambiato, ecco. Per cui invece cerco sempre di tenere insieme appunto tutte le componenti della mia formazione, ecco, compresa appunto questa, adesso parlavamo della copertina, questa amicizia con i pittori. Non mi piace che facciano le copertine i grafici di Milano, ecco, questo mi piace, cioè, dico, ma perché? Io ho gli amici artisti, devo farlo fare un grafico scemo di Milano. No, però ci provano sempre, questi delle Einaudi, poi ci provano sempre, ti dico, ma che piacerebbe questa? Ma cosa? Non capite niente. Cioè, no, bisogna invece rivendicare, siccome poi uno non ce la fa, perché percorso, insomma, non ce la farò mai ad essere un autore di best seller, allora perlomeno difendo un'aristocrazia del sentire, insomma, cioè non devo per forza scendere a patti proprio con il mercante, ecco, insomma, questa è una cosa, insomma. Invece oggi direi che insomma la letteratura è un'altra cosa, ma questo. Sì. Mi chiedevo se insegnare a scuola ti aiutasse a ripercorrere i classici, a rivedere, cioè spesso uno capisce veramente le cose quando le spiega, no? Sì. Allora mi domando, no, però che non so se tu. Quello che fai a scuola è che devi in ogni caso cercare di spiegare le cose e nello stesso tempo come se tu fossi comunque al terzo banco lì, cioè devi cercare anche di capire come arrivano, no? Allora oggi per esempio facciamo a scuola. Abbiamo divorziato, abbiamo insomma un po' il fine romanticismo, inizio della letteratura realista, tanto, però gli ho fatto vedere così, intanto sono ragazzi di periferia, di qualche gli ho fatto vedere 16 anni, no, questi 18, l'ultima, gli ho fatto vedere Senso di Visconti, per cui la guerra dell'indipendenza, però anche l'ambiente è quello un po' della scapigliatura, no? Camillo Boito, poi gli farò forse per fargli anche leggere Fosca. Allora devi trovare le cose che pensi che possano arrivare. Per esempio, io so che se ti facessi vedere il Gattopardo, no, è una mattonata per loro. Invece Senso è bello, perché c'è una storia d'amore intensa, i personaggi sono, non so se ve lo ricordate, sì, delle belle carogne, c'hanno qualche cosa di c'è un grande amore fuori dalla morale, insomma, sì, no? Quindi, e devi trovare le cose giuste e pensarci un po', oppure che ne so, allora adesso già so che faremo. Che so, il realismo, c'è cioè l'idea della lotta, della selezione naturale, no? Darwin, che anche gli scrittori realisti riprendono perché raccontano la lotta per la sopravvivenza, da Balzac a Flaubert, tutti hanno raccontato questo. Allora penso gli farò leggere già in testa un racconto di London che sia una bella bistecca, cioè due pugili, uno giovane e uno vecchio, e quello vecchio non mangia una bistecca perché non c'ha soldi e viene alla fine abbattuto dal giovane, vuol dire la lotta, no? London, molto racconto. E so che quello gli potrebbe piacere, però insomma devi pensare, se tu vai in classe e gli leggi Jacob Ortis, Marco Lodoli, ma che cosa hai detto, ci provo, perché raccontino gli piace. Questo a chi è rivolto? E questo però, ecco, per loro no, per i ragazzi di periferia no. Perché è un pochino troppo complicato. Io cerco sempre, dice, mi ha dato una frase di Brancusi che dice la semplicità è una complessità risolta. Cioè io so che i miei libri puntano alla semplicità, che è proprio nella tradizione della cultura italiana, no? Quando uno vede l'ultima cena
di Leonardo da Vinci o una Madonna di Raffaello è semplice, però tu sai che è una semplicità non ingenua, non naif, è una semplicità che è il risultato di tutto un percorso, ecco. Per cui io cerco quella semplicità lì, che uno scrive un libro che sia chiaro, evidente, però è un lungo lavoro, insomma, per arrivare a questo. Però certe cose so che appunto invece non arrivano a quella semplicità assoluta. Ecco, questo libro pretende che uno abbia qualche strumento anche minimo culturale, insomma, ecco, quindi. Però perché appunto perché questi ragazzi oramai diciamo, che sono tutti della periferia, sono proprio mille miglia lontani da questo mondo. Ma che liceo è? No, no, è una scuola professionale. Ah, professionale. Professionale. Vabbè, tornando al tema principale, a un certo punto, quando descrivendo la vicenda di Giasone e Medea, Giasone è l'unico che viene diciamo, considerato al contrario degli altri, che quindi non viene imbrigliato nella rete della maga, quanto più nel giro la maga, attraverso una proprio scelta morale. Sì, perché diciamo, Giasone rispetto a tutti gli altri diciamo, è quello meno nobile, no? Perché Ulisse comunque, o Enea, sono insomma, anche Teseo si comporta male, insomma, però Giasone è quello che proprio tutto scarica, perché Medea ha aiutato moltissimo Giasone, lei era la vera maga, nella presa degli Argonauti, lei l'ha aiutata a recuperare il famoso vello d'oro, poi l'ha aiutata a uccidere tutta una serie di guerrieri che nascevano dalla terra, una specie di incantesimo, insomma, veramente si ha tradito la famiglia, ha fatto uccidere suo fratello, insomma, lui, Giasone, grazie a quell'amore scriteriato, proprio violento, assoluto e amorale di Medea, è riuscito a tornare a casa con la sua conquista. Arrivato lì, la scarica, praticamente. Questo per dire, cioè lui capisce che per la sua carriera politica, come dire, si deve sposare la figlia del re, insomma. E quindi la vendetta di Medea, poi sappiamo, è terrificante perché uccide i figli di Giasone, e quindi Giasone è l'unico che non viene sollevato a un destino più nobile, no? Però questo non vuol dire, come anche lui comunque deve seguire il suo destino da canaglia, insomma, in questo caso, però è come se ogni uomo a un certo punto sente che quell'anguore, quella beatitudine, un po' lo stordimento dei sensi, non basta, insomma, no? C'è chi poi farà grandi imprese, tipo Ulisse o Enea, e chi invece sente come un lupo di Wall Street che deve andare verso la propria squallida affermazione personale, insomma. Non è detto che l'eroe è sempre un eroe positivo e per tutta la vita, può essere eroe fino a un certo punto e poi cambiare, e viceversa, noi tutti possiamo essere vili e poi eroi, insomma, voglio dire, l'eroe non è una categoria che si nasce eroe, no? Tant'è che quello che io tendo a dire anche nel libro è che l'eroismo non è un'azione attiva, cioè l'eroe in qualche modo è un po' come il santo, è dentro una, è una persona che si svuota e che poi improvvisamente viene riempito da un destino, no? Comunque sente che deve fare qualche cosa, ma non è mai una scelta razionale. Cioè, gli idioti sono gli eroi, hanno anche una lieve componente di stupidità, no? Sì, sono a un certo punto sentono che devono fare questa cosa, non sono degli intellettuali, non sono, sentono che vengono invasi, le loro vele si gonfiano al vento del destino, insomma, no? Quindi, e poi si sgonfiano invece nella spiaggia della mare. Insomma, voglio dire, poi così un po' tirando un po' le somme, che diciamo altre due cose, che, ecco, che non è un'opera che mi ha portato lontano da quello che è il mio percorso letterario, insomma, ecco, anzi direi che da un lato ha anche ricucito quella mia esperienza giovanile appunto in queste riviste letterarie che facevamo con Claudio Damiani, con Beppe Saglia, in cui contro, diciamo, l'onnipotenza delle avanguardie intellettuali novecentesche, invece, perché noi avevamo 20 anni, non so bene da dove veniva sta cosa, vedo questi miei amici leggevano invece Ariosto, Petrarca, Leopardi, Saba, cioè il sentimento che nella tradizione italiana, nella lingua italiana, c'è un ritmo profondo della vita, ecco,
che invece ogni forma di neoavanguardismo è un gioco intellettuale, insomma, qualche cosa alla fine di un po' sterile, no? E quindi noi facciamo questa divisione all'epoca tra i linguaggi, quelli della sociologia, della psicologia, della politica, e la lingua, cioè la lingua è l'italiano, nel senso proprio nel senso classico del termine, che è una lingua morbida, intelligente, musicale, profonda, che permette di dire qualsiasi cosa. E questa lingua ci viene appunto da questa classicità che abbiamo alle spalle. Quindi che non va intesa appunto come qualcosa di pesante, no, assolutamente, la lingua di Catullo, di Orazio, di appunto di Leopardi, di Sabo, una lingua che ci permette di dire le cose in un modo molto chiaro e molto limpido. E quindi questo per me è un omaggio alla classicità, cercando anche di recuperare quella lingua così trasparente, ecco, senza torbidità ideologiche, no? Perché l'italiano è una lingua che contiene una sapienza. Questa sapienza ci viene dalla nostra tradizione, Dante, da Petrarca, da Ariosto, da Tasso, da Leopardi, da Sabba, da Montale. Lì c'è un'intelligenza, una lingua che è una lingua sensibile e intelligente. Invece le lingue a volte quelle un po' forzate, uno vede la forzatura e vede le macchie. Sempre a riguardo della dicotomia eroe maga, in cui chiaramente la maga rappresenta tutti i valori di falsità, di imitazione, a un certo punto, parlando, se non sbaglio, di Armida, comunque della Gerusalemme letterale, eccetera, c'è proprio un focus sull'arte, quindi sul ruolo dell'arte come falsità, come incantesimo, in cui è più quello di Alcina, diciamo Alcina più dell'Ariosto, mi sembra appunto che Alcina è una che per intrattenere, stordire, confondere, ingannare l'eroe, in qualche modo appunto appresta costantemente spettacoli musicali, poeti, è come se l'arte a volte fosse veramente un po' una nanna, insomma, fosse una o qualche cosa che ci stordisce, che spegne, che ci intrattiene, ma nello stesso tempo ci impoverisce. Ecco, insomma, l'arte è puramente come incantesimo. Ecco. Invece appunto l'arte deve avere quella semplicità e quella chiarezza per andare al cuore dei problemi. No? Insomma, io poi nella vita vado in corsa, quindi non posso anche se sento totalmente di conoscere l'artificio dell'arte, ma quell'artificio, ripeto, di Giovanni Bellini, di Raffaello, di Mozart, cioè quello che arriva poi, tutta quell'intelligenza deve produrre una immediatezza. Ecco, mi ricordo che c'è una frase di Kierkegaard che dice: nell'immediato c'è qualcosa di divino, no? Allora, quando uno legge una poesia che in 15 versi riesce a essere così immediata, e naturalmente dietro ci sarà stata chissà tutta una vita dentro quella poesia, quell'immediatezza mi conquista, insomma, no? E questo per dire che invece l'arte a volte, quando è troppo arzigogolata, arrivato a questa età della vita, trovo che sia un po' noiosa, insomma, deve avere quella purezza, quella trasparenza che nasce da una sensibilità, insomma, e non nasce solo dall'intelligenza di mettere i pezzettini dell'ego uno sopra l'altro, insomma. Però appunto questa è l'arte, il mistero dell'arte, insomma, che è un... No, pensavo appunto, no, diciamo prima, persone che io stimo moltissimo, perché appunto dicevo prima che io sono stato per 20 anni, ci siamo visti tutti i giorni con Edoardo Albinati, no? Da quando lui aveva 10 anni, e 10 anni fino ai 30. Siamo cresciuti insieme, abbiamo frequentato la stessa gente, abbiamo avuto fidanzate, sorelle, abbiamo fatto viaggi insieme, come poi nella vita si può essere diversi, nel senso che poi lui è uno che, diciamo, con una grande fiducia delle capacità intellettive, cioè di costruzione, che la letteratura costruisce tramite la sociologia, la psicologia, l'antropologia, le scienze umane, l'economia, costruisce un paesaggio e lo racconta. Io invece penso che la letteratura debba demolire, cioè deve lasciare una trasparenza, un vetro proprio oltre il quale c'è proprio la potenza del semplice, del mito, ecco. E lui ha fatto delle cose eccezionali in una direzione, io meno in un'altra, però voglio dire, come la letteratura ha tante cose insieme, no? E che
che insomma un po' i classici secondo me mi rassicurano, nel senso che poi c'è molta costruzione ma c'è anche molta evidenza, ecco, no? E così insomma. Ultima cosa, poi devo andare a casa. Qualcuno ha domande prima che chieda l'ultima cosa. Volevo sapere quali altri classici e o moderni potrebbero essere facilmente e dovutamente inclusi. Ti ho detto, io ho avuto una passione smodata per Pinocchio, no? L'altro giorno ho fatto un programma di un'ora in Rai Storia su Pinocchio. L'ho riletto, poi l'ho letto varie volte, insomma, un libro che tutte vedi i film, i spettacoli teatrali, i musical, ma annoia. Invece leggi il libro, mi sembra fantastico. Il libro ha una libertà di immaginazione, una lingua, una bellezza, una cattiveria, c'è tutto in quel libro, insomma. Quindi, per esempio, è un libro appunto che io penso sempre, no? Uno studia letteratura, io insegno letteratura italiana, no? Uno studia nell'Ottocento. Carducci, vabbè, Pascoli, D'Annunzio, Fogazzaro, c'è cioè quel momento lì in cui c'è stampato questa roba, anche Pascoli è un grandissimo poeta, per esempio, ma anche Matilde Serrao, De Roberto, Minori Veristi, pagine e pagine, su Pinocchio non c'è manco una riga, cioè la letteratura italiana, cioè non c'è neanche 10 righe. Se voi vedete il Sapegno o De Santi, no, no vabbè, quella era precedente, però insomma, tutte, adesso qualcuno un po' osa. Però voglio dire, i tre libri più famosi della letteratura italiana sono nel mondo, La Divina Commedia, Il Principe di Machiavelli e Pinocchio. Questi sono i tre libri conosciuti nel mondo. Ecco, per dire insomma che noi a volte trascuriamo, che Pinocchio lo considera un po' semplice, un po' stupido, invece c'è un capolavoro, insomma. Poi certo. Insomma, ci sono delle cose che mi stanno a fine, poi magari non stanno qui dentro, però l'altro settore che a me mi colpisce, oltre appunto alla letteratura italiana, che mi ha dato una lingua, ecco, quella lingua che permette, che è come vento, acqua, insomma, una materia prima pura, insomma. Poi ci sono stati degli scrittori, io ho certe piccole mie passioni, Catherine Mansfield. Mi amo molto Catherine Mansfield, mi sembra che quei racconti siano bellissimi. Mi piace molto uno scrittore tipo Von Hofmannsthal. Cioè, perché io ho anche un ramo della mia famiglia, diciamo, mia madre era austriaca, per cui tutti Rilke, Schnitzler, Kafka, tutto quello dell'Europa mi piace, insomma, in qualche modo Roth, sono autori che mi interessano. Però poi andando avanti, appunto, quelli in cui senti proprio un'affinità profonda, insomma, appunto, ho riletto con tutti i racconti, per più ho letto, io vi consiglio di leggere proprio Garden Party di Catherine Mansfield. Se non avete mai letto un racconto di 30 pagine, non credo, dici, cos'è la letteratura? Questa, quella è la perfezione assoluta, come i morti di Joyce, no? L'ultimo racconto dei Dubliners, ci sono dei racconti in cui dice, ma quest'uomo non è che scrive bene perché non è che questo racconto è così bello perché questo scrive bene, questo racconto è così importante, questo è un uomo che ha capito di più, ha capito più di me e io grazie a lui ho capito qualcosa anch'io. Cioè la letteratura va usata come così, insomma, non è una cosa, un vezzo intellettuale. Gli scrittori quando sono grandi sono degli illuminati, come parlare, come leggere il Vangelo, la Bhagavad Gita, o i Veda, o non so cosa, cioè tu leggi delle cose e sono delle illuminazioni, perché ti danno uno scarto in avanti, insomma, no? Questo ti fanno essere anche migliore. A volte altre cose invece tu le leggi e dici, vabbè, questa sta un po' così, ci sta un po' intrattenendo, ci sta un po' così, però non mi interessa più, arriva da 60 anni, il tempo stringe! No. Cioè, non so, una parola tedesca che una volta non l'ha detto uno, non mi ricordo, è che l'ansia del portone che si chiude, no? Senti, devi passare prima che si chiuda. E allora quello che dobbiamo leggere è qualche cosa che ci faccia bene, che ci faccia bene. Cioè a me di leggere 500 gialli che escono a settimana, non so se c'è tanta voglia, poi magari mi sono divertenti, però non ho tutto quel tempo dedicato.
però io ho sempre sentito questo, la letteratura come appunto una rivelazione, ecco, come qualche cosa di non come un mestiere, non come un lavoro, non come un passatempo, non come un intrattenimento, ma come una illuminazione, cioè devi arrivare a quelle illuminazioni lì, che proprio ti è tramite la letteratura, dei classici. Questo tema, quando ho visto l'eroe e la maga, ma l'eroe e la maga sono come dire due pietre focaglie che le batte insieme e c'è una scintilla che è quella che mi illumina tanti aspetti della mia vita, perché sono proprio delle categorie profonde dello spirito. E quindi quando ho scritto questo libro ho capito qualche cosa di importante, cioè ho capito poi semplicemente questo, che io come tutti, cioè uno tende a dire l'eroe è buono quando è bravo, quando combatte si sta invece perdendo tempo quando è fermo, non è vero, cioè l'eroe non sarebbe eroe se non si fermasse, cioè c'è questo momento di pausa amorosa, non è un momento sprecato, è un momento fondamentale, tanto quanto l'altro, cioè noi dobbiamo tenere in equilibrio yin e yang, insomma, no? Il fare il riposo, che non è un riposo inoperoso, è quella quando il Tao Te Ching dice il Wu Wei, no? Il principio fondamentale del Tao Te Ching è il Wu Wei, cioè che vuol dire non fare, non agire, cioè tu non devi agire, perché se, come dice la Roma, come fai sbagli, tu non devi agire, tu devi aspettare che le cose si manifestino nella loro chiarezza, no? Tu sei un fiore, fiorirai, sei un gatto, miagolerai, sei un albero, ti innalzerai. Non devi fare cose che non ti riguardano, perché sbagli. Tu devi aspettare qual è la tua natura, la tua spontaneità. Come se fai perché scegli, perché vuoi, perché pensi, fai una cazzata. No? Questo. Quindi bisogna fare poco e bene. Per fare questo bisogna aspettare questa pulizia che a volte viene dalla pausa. Quindi l'amore è una pausa? L'amore simbolicamente in questo senso per l'eroe rappresenta quel momento di pausa, insomma. Ma però tu dici che potrebbe essere accompagnarci tutta la vita. La caducità dell'amore la conosciamo tutti, sì. Le storie finiscono, l'illusione decade, il velo di maglia si rompe e l'eroe se ne va a cercare altre strade. Mi sembra anche questo un punto di vista, diciamo, più psicanalitico, sulla psicosi ossessiva che è l'amore, che poi finisce, guarisci, sì. E riprendi la tua strada, potrebbe essere, sì, potrebbe una... cioè, diciamo che non va la vita, certo non è che la vita poi va divisa in faccio, non fa, amo, non amo, amo, agito, le stesse finisce. Cose, cioè tutto sono nella stessa giornata, insomma, no? Con i momenti di riposo e i momenti di azione, insomma, non... qui ci rappresenta in modo, diciamo, mitico, quasi in opposizione. Che succede da millenni questo che poi, incantesimo. No, questo che l'amore è purtroppo tutti finisce. Maschi, poi non lo sappiamo, cioè da un lato c'è quel piacere, come dire, di crogiolarsi in un amore e poi a un certo punto c'è un'inquietudine per cui te la devi andare, no? Perché finisce? Cioè, sei un maschio, cioè il marinaio a un certo punto deve partire, no? È una metafora. Cioè, voglio dire, il rapporto uomo-donna va in crisi spesso su questo perché l'uomo comunque smania. È un imperativo biologico. Sì. L'uomo frigge, cioè tutto in quella situazione diciamo domestica, dopo un po'. Diciamo la quiete si trasforma in infelicità, assolutamente, come dire la pausa in stagnazione, no? Ecco, allora quando uno sente che stai a un certo punto devi aprire la porta, no? Però questo ormai lo fanno anche le donne, lo volevo dire, cioè, che è oggi è un po' diverso, oggi è diverso. Questo, però questa... l'eroina forse è diversa dalla leone. Com'è l'eroina? È indovina. No, voglio dire, ma oggi è chiaro che la situazione è cambiata. Ma se la, non è completamente rifatta. Perché l'eroina non sei. L'eroina è il mago, sarebbe una cosa che vi. No, perché io il libro precedente avevo scritto questo libro che si chiama Vapore, in cui Vapore era un mago, però era un mago che se andava, invece non è che stava a casa, anche lì quanto mago non.
No, certo, c'è questa cosa, poi lo sappiamo, biologica, che l'uomo a un certo punto non può stare a catena troppo a lungo, insomma. E questo... Anche se cioè, una maga comunque non è veneno. Sì, sì, cioè, sì, ci può essere una condizione in cui... Ci avrei messo qualche citazione di Aldo Caro Tenuto qui. Magari. C'era un amorologo proprio... Se io purtroppo appunto devo tornare a casa, grazie, perché loro non ci sono. Grazie a voi.